tutto esaurito l'altro giorno ad Alessandria per le visite guidate organizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo in occasione della giornata di valorizzazione del patrimonio culturale. Perla da scoprire ed ammirare l'ex complesso conventuale di San Francesco, dove è in corso un cantiere volto al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa, che in futuro sarà adibita a nuova sede espositiva delle collezioni civiche, storico-artistiche e dei materiali archeologici provenienti dal territorio alessandrino, nell'ambito dei lavori finanziati dal Comune di Alessandria e in parte dal Ministero della Cultura. Il restauro del complesso viene finanziato con fondi del PNRR per 14 milioni e mezzo e del programma operativo regionale Fondo Europeo Sviluppo Regionale per 7 milioni 800 mila euro. Oltre alla chiesa, che diventerà appunto sede del museo civico, saranno recuperati i tre piani che danno sul cortile, da destinare allo studentato universitario, ha affermato il sindaco Giorgio Abbonante. Prima di arrivare al giorno in cui tutto questo percorso di recupero sarà fruibile dalla popolazione, un assaggio della bellezza di quello che si sta restaurando è stato offerto a 120 visitatori che, con tanto di caschetto di protezione, hanno potuto appunto godere della bellezza di questi spazi, volgendo lo sguardo alle volte sferiche, ai soffitti che saranno a cassettoni, al pavimento che tornerà in cotto come nell'originale. E ancora, hanno spiegato gli addetti ai lavori, le pareti manterranno i mattoni trecenteschi a vista, mentre il resto sarà intonacato. L'ex complesso conventuale di San Francesco fu trasformato in ospedale militare durante il periodo napoleonico, con le navate della chiesa tagliate a metà e la realizzazione di due ambienti, a piano terra e al primo piano. Durante i lavori stanno riaffiorando affreschi del XIV secolo, ma ogni angolo di questo gioiello è un'autentica meraviglia. Gli interventi edilizi dovrebbero terminare entro il 2024, dopodiché si passerà al recupero degli spazi museali per allestire il museo civico.